Non siamo contenti. Siamo solo convinti che la giustizia abbia fatto il suo corso. Queste sono le parole di Claudio e Giuseppe Bozzoli, i figli di Mario, l'imprenditore di Marcheno, Brescia, brutalmente ucciso nella sua fonderia l'8 ottobre 2015. I due hanno espresso tali parole dopo la lettura della sentenza nel processo d'appello che ha confermato la condanna all'ergastolo per Giacomo Bozzoli, nipote di Mario, l'unico imputato per questo tragico delitto. Durante questa lettura della sentenza erano accanto alla loro madre, Irene Zubani, la vedova di Mario Bozzoli, presente costantemente ad ogni udienza. Alla chiusura del dibattimento, Giacomo Bozzoli, in lacrime, ha cercato di toccare la sensibilità della giuria, pronunciando «Capisco il dolore della famiglia di mio zio Mario. Volevo dirvi del grande dolore e del grande tormento che provo da anni per essere stato dapprima imputato e poi condannato all'ergastolo per un fatto che non ho commesso. Giuro su quanto ho di più caro al mondo che non ho fatto nulla». Non era presente durante la lettura della sentenza che ha riaffermato per la seconda volta la condanna più grave nei suoi confronti. È stato giudicato il mandante dell'omicidio e della distruzione del corpo dello zio, avvenuti nel forno della fonderia. Coinvolti, in questo caso, insieme a lui, sono gli operai Oscar Maggi, indagato per complicità nell'omicidio e nella distruzione del cadavere, e Abu Aboxwaye, accusato di favoreggiamento, così come Giuseppe Ghirardini. Suo fratello Alex, invece, è indagato per falsa testimonianza poiché avrebbe mentito per proteggerlo. Maggi e Abu Aboxwaye hanno costantemente sostenuto la propria innocenza mentre Ghirardini è deceduto. Il suo corpo fu rinvenuto una settimana dopo la scomparsa del datore di lavoro in Val Camonica, vittima di avvelenamento da cianuro. Inizialmente ipotizzato come suicidio, forse motivato dal rimorso per i suoi atti, i suoi familiari contestano questa tesi. Sostengono che sia stato costretto al suicidio perché aveva rivelato ai carabinieri quanto aveva visto nella fonderia. Sebbene il caso sia stato archiviato, la verità riguardante questa seconda morte rimane avvolta nel mistero ed è stata il fulcro dell'ultima udienza conclusasi con la condanna del nipote, Giacomo Bozzoli. Il suo avvocato difensore, Luigi Frattini, attribuisce a Ghirardini la responsabilità dell'omicidio. Ha affermato: «Ghirardini doveva a Mario dei soldi e può essere che lui glieli abbia chiesti e l'operaio lo abbia colpito con una spranga, preso dall'odio e dalla violenza». Nonostante questa ricostruzione, la Procura Generale non ha mai accettato questa versione, evidenziando invece gravi indizi contro l'imputato Giacomo Bozzoli durante la requisitoria. L'impianto accusatorio nei confronti del giovane imprenditore ha resistito anche nell'ambito dell'appello. Gli investigatori hanno dimostrato che il movente dell'omicidio di Mario Bozzoli era l'odio. Giacomo Bozzoli provava un forte risentimento verso lo zio. Avevano divergenze significative riguardo alla gestione dell'azienda e lo zio temeva che i giovani nipoti lo stessero defraudando per finanziare la costruzione della loro fonderia, attualmente in attività a Bedizzole. Inoltre la procura è riuscita a dimostrare, grazie a diversi testimoni, l'indole violenta dell'imputato. Tuttavia l'elemento decisivo è stato un esperimento condotto su un maiale, la cui struttura anatomica è simile a quella umana. Questa prova ha confermato che, dopo l'omicidio, il cadavere di Mario probabilmente è stato gettato in uno dei forni. Il corpo del maiale, simbolicamente gettato nel forno di una fonderia, è stato interamente consumato dalle fiamme, producendo soltanto una fumata bianca e nessun odore sgradevole né residui solidi. La difesa dell'imputato aveva ipotizzato che questo avrebbe causato un'esplosione, costringendo gli operai a evacuare l'edificio, ma i risultati dell'esperimento hanno smentito le loro supposizioni. Inoltre è documentato che la sera in cui Mario Bozzoli è scomparso, in azienda si è verificato effettivamente una fumata bianca. L'evento è avvenuto alle 19:18, 5 minuti dopo l'ultima chiamata di Mario Bozzoli alla moglie, nella quale aveva annunciato di aver terminato la giornata lavorativa. Un elemento cruciale è stata la mancanza di prove dalle telecamere di sorveglianza, tutte orientate verso angoli ciechi e incapaci quindi di catturare alcuna immagine. Sono stati i nipoti di Mario a spostare gli occhi elettronici. In attesa delle motivazioni della sentenza,
la difesa valuterà la possibilità di ricorrere in Cassazione,